Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo ha la forza di rialzarsi. In questa frase trova significato l'esperienza umana e sportiva di Rocco Augelli, giovane calciatore di San Giovanni Rotondo, morto prematuramente nel 2020 all'età di 35 anni a causa di un rarissimo tumore cerebrale. Storico attaccante dell'Atletico Vieste, con oltre 200 gol segnati sui campi dell'eccellenza pugliese, a Rocco Augelli, lunedì 16 ottobre, è stato intitolato il campo da calcio adiacente lo stadio Antonio Massa a San Giovanni Rotondo ed inaugurato un monumento a lui dedicato. Un cerchio, una figura stilizzata ed una sfera, cornice ideale per raccontare questa storia, ha detto Nicola Canistro, autore dell'opera. Il cerchio che simboleggia la sacralità della vita, la figura che rappresenta l'esaltazione e lo slancio atletico. La sfera accompagna e segue questo vortice vitale, testimonia la passione per questo sport. Concludo dicendo che la figura si leva come atto finale di un'azione. Idealmente il gol, il più bel gol di Rocco, rappresenta il suo ricordo, questo angolo, questo campo che porterà d'ora in avanti il suo nome e la presenza oggi di tutti quanti voi. Non ho avuto l'occasione di conoscere personalmente Rocco, ha detto padre Franco Moscone, ma questa sera posso vederlo nei vostri volti, nei vostri occhi e nella vostra presenza. Ecco, apparentemente Rocco nella sua vita potrebbe sembrare un sogno spezzato, ma non è così. Se questa sera siamo qui a ricordarlo e a dedicargli il campo sportivo in sua memoria, è segno che il suo sogno non è stato spezzato, ma da quel momento ha preso il volo in modo alto, in modo altro, ed è adesso nei sogni di ognuno di noi, di ognuno di voi, soprattutto dei più giovani, dei ragazzi, degli sportivi. Ecco, quindi è veramente un salire, un crescere. Sia pur nella tristezza di questa vicenda, Rocco ha fatto riscoprire in me una comunità che c'è, che è presente e che è viva. Però io lo considero l'ultimo regalo, oltre che nell'attività sportiva, umana, di cui voi siete più testimoni diretti. L'ultimo regalo che ci ha fatto Rocco è quello di aver fatto scoprire, signore, dico alla mamma, dico al papà, ci ha fatto scoprire una città che è presente, che è viva, che ha dimostrato l'affetto per lui, ma che sa riconoscersi in alcuni ideali, come quelli della solidarietà, nei momenti più brutti delle volte. E quindi il mio è un ringraziamento che faccio in questo momento a Rocco. Commozione e gratitudine sono stati i sentimenti che hanno distinto le parole di Paolo, fratello gemello di Rocco, che nel suo intervento ha voluto spiegare la scelta delle tre parole, umiltà, coraggio e resilienza, che sono state incise sul marmo accanto all'opera scultorea. Le parole scritte su questo monumento le ho decise io, perché posso avere la presunzione di dire che mai nessun'altra persona ha conosciuto mio fratello come lo conoscevo io. Eravamo praticamente, come dicevamo noi, una persona divisa in due. Io penso che lui abbia veramente combattuto con tanta umiltà. L'umiltà penso che sia la capacità di riconoscere i propri limiti. E solamente se riconosci i tuoi limiti puoi essere veramente forte nella vita. Il coraggio è il modo in cui lui ha affrontato la sua malattia, veramente con tanto, tanto coraggio. Ve lo dico io perché veramente noi, la cerchia di familiari che eravamo vicino a lui, possiamo veramente gridare ad alta voce che l'ha affrontata veramente con coraggio. E la resilienza è la capacità di reagire positivamente a una situazione avversa nella vita. Penso che situazione più avversa di quella di venire a sapere di una malattia a 33 anni è difficile trovarla. Lui è passato da un campo di calcio il giorno prima ad un letto di ospedale il giorno dopo. Sfido chiunque a reagire in maniera quasi positiva, come diceva lui. Lui mi diceva: Paolo, paradossalmente questa malattia ha portato anche tante cose positive.
ci siamo riavvicinati alla Chiesa, ci siamo riavvicinati agli amici, stiamo vedendo quanto veramente le persone ci amano. E questo penso che sia la vittoria più grande che ha avuto lui. Quindi non mi è stato difficile trovare queste tre parole perché rispecchiano in pieno la persona di mio fratello. Dal 2021 la famiglia Augelli ha creato e porta avanti, nel nome del giovane bomber, un'associazione con l'obiettivo di raccogliere fondi e realizzare iniziative ed eventi di solidarietà sociale.